Che schifo è quella cosa? È brutto quasi quanto Bulma. Corro a prendere l'ascia. Qualcuno ci salvi. Tranquilli, ci penso io. Mi butto a capofitto. Ma che cavolo, dov'è il nemico da abbattere? Ma come dove? Lì sulle lasagne. Sono sicuro che quello non c'era nella ricetta originale. E fate tutto questo casino per un animaletto minuscolo. Vieni qui bello, ti porto via da chi non sa apprezzare il tuo valore. Eccomi raga, dov'è lo scarafaggio? Inosuke l'ha appena portato via. Che palle. E ora sì, mangiamo la lasagna. Cosa? Dopo quello che è successo vuoi ancora mangiarla? Vabbè, si sarà finito per sbaglio. A pensarci bene che ci faceva uno scarafaggio sulle lasagne. Io che ne so, l'ho trovato per terra vicino alla stazione. Mi è passata la fame, dai la mia porzione a mordicchione. Vale lo stesso per me. Beh dai, alla fine ne resta più per noi, no? Detto fratello. Sì, c'è pure per te, tranquillo. Quel cane ha sempre fame, incredibile. Oh, fra, me lo sono ricordato adesso. Se ti racconto questa non si crede. Spara dai. L'altro giorno sono uscito con Moni che non puoi capire. Pensava che mordicchione si chiamasse provolone. Ah, ma sul serio? Proprio così. E io semo per come sono, me l'ho portato sul serio il provolone. Alla fine era colpa di nostro. Ma non mi dire. Qualcosa che non va. Fammi pensare, forse il fatto che sei uscito con la ragazza che mi piace a mia insaputa. No, aspetta Danka, posso spiegare? Ovviamente ti sei preparato pure la storiella. Invitato me, non era un appuntamento. Sul serio? E che ti ha detto? Mi ha detto che tu non le piaci e che hai già una cotta per qualcuno. Mi pigli per il culo? Assolutamente no, poi ha pure detto di dire a 6 ore la verità. Ora basta, sei un amico di merda. Ma che ho fatto? Stai arrabbiando senza motivo. È dal giorno del ristorante che ci provi con Monica. Ma sul serio? Ma Monica non piace, posso giurare. Sai cosa? Non voglio avere più niente a che fare con te. Così. Allora vattene pure a fanculo. Che cosa hai detto? Ma insomma, che state facendo? Tu non immischiarti. Questa è una questione tra noi due. E poi avete il coraggio di dire che sono io il selvaggio. Presto dovremo combattere Freezer e non riusciamo a fidarci tra di noi per colpa di una ragazza. Siete ridicoli. Forse non hai tutti i torti. Anche te lo giuro, tutto quello che ti ho detto su Monica è vero. Mi dispiace Goku, Inosuke ha ragione, non avresti motivo di mentirmi. Scuse accettate, ma solo se riesci a battermi al lancio del cocomero. Quindi vuoi festeggiare venendo umiliato, sfida accettata. È così che vi voglio. E mentre che ci siamo, facciamo pure fuori qualcuno. Oppure giochiamo solo al lancio del cocomero. Fantastica idea, il nostro. Allora andiamo. Ma no, povero cucciolotto, il papà ti ha lasciato senza cibo. Sta tranquillo, ci penserà mamma a sfamarti stavolta.